as the battery gets closer to full, it's harder and harder to find a spot. They have to bounce around more. Cobalt's in the batteries, it's in the Congo, the conditions are horrible, and I had no idea. For a battery, charge state tapers off as you get above 80%. So we'll list a whole bunch of innovations, and then when you add them up, you get a total of improvement in energy density and cost. And Tesla's 4680 battery cells could go from being good, but not amazing, to just flat out amazing. That was a pretty big deal. There was Twitter and others engaged in active suppression of information that was relevant to the public. This is like, if for people that really know cells, this is a massive breakthrough. For cylindricals to be able to get rid of the tabs dramatically simplifies winding and coating. Yeah. And has an awesome thermal and performance benefit. La rivoluzione dei veicoli elettrici ha conquistato il mondo e all'avanguardia di questo cambiamento tecnologico c'è Tesla. Un'azienda che ha costantemente superato i confini di ciò che è possibile nell'energia sostenibile e nei trasporti. Oggi ci immergeremo in una delle innovazioni più rivoluzionarie annunciate da Tesla, la batteria 4680, un avanzamento che Elon Musk afferma schiaccerà tutta la concorrenza. Ma cosa rende questa nuova batteria così rivoluzionaria? Perché è destinata a ridefinire l'industria dei veicoli elettrici. In questo video esploreremo tutto ciò che c'è da sapere sulla batteria Tesla 4680, il suo design, le prestazioni, l'impatto sul mercato e come potrebbe cambiare per sempre il futuro dei veicoli elettrici. Capitolo 1. La genesi della batteria 4680. Iniziamo comprendendo le origini della batteria 4680. Il nome 4680 deriva dalle dimensioni della batteria, 46 mm di diametro e 80 mm di altezza. Ma non si tratta solo di una batteria più grande. Rappresenta una riprogettazione fondamentale della tecnologia centrale che alimenta i veicoli Tesla. Per anni Tesla ha utilizzato le celle 1850 e 2170, che hanno ben servito nei modelli come il Model S, Model X, Model 3 e Model Y. Queste celle, prodotte da Panasonic, LG Chem e altri partner, hanno permesso a Tesla di aumentare la produzione e ridurre i costi, ma hanno anche raggiunto i loro limiti in termini di densità energetica, efficienza e scalabilità della produzione. Ecco la batteria 4680, un prodotto di anni di ricerca e sviluppo destinati a risolvere questi problemi. Elon Musk e il suo team di Tesla hanno cercato di creare un nuovo tipo di cella della batteria che potesse fornire più potenza, durare di più e essere più economica da produrre su larga scala. Durante l'evento Battery Day di Tesla nel 2020, Musk ha svelato la cella della batteria 4680, definendola la chiave per il futuro dei veicoli elettrici e dello stoccaggio dell'energia. Quindi, cosa rende esattamente la batteria 4680 diversa? Capitolo 2. Design e chimica rivoluzionari. La cella della batteria 4680 è rivoluzionaria non solo per la sua dimensione, ma anche per diverse innovazioni nel design e nella chimica che la distinguono da qualsiasi altra cosa attualmente sul mercato. Prima di tutto, parliamo del design fisico. La cella 4680 è più grande, il che consente una maggiore capacità energetica per cella. Questo aumento delle dimensioni riduce il numero di celle necessarie in un pacco batteria, semplificando così l'architettura complessiva della batteria. Meno celle significano meno connettori, meno cablaggio e un peso ridotto, portando a miglioramenti sia nell'efficienza di produzione che nelle prestazioni del veicolo. Ma non si tratta solo di rendere la batteria più grande. Tesla ha anche ridefinito la struttura interna della cella. Una delle innovazioni più significative è il design senza linguette. Le celle cilindriche tradizionali hanno una linguetta, una piccola striscia di metallo che collega le estremità positive e negative della cella al resto del pacco batteria. Questa linguetta crea resistenza, che porta all'accumulo di calore e limita la velocità
con cui la batteria può essere caricata o scaricata. La cella 4680 elimina completamente la linguetta, utilizzando una spirale di tegole con motivo laser che riduce drasticamente la resistenza, permettendo una ricarica più veloce e una migliore gestione termica. Questo design consente anche una distribuzione più uniforme della corrente all'interno della cella, portando a una maggiore efficienza e longevità. Dal punto di vista chimico, Tesla ha fatto progressi significativi. La cella 4680 utilizza un catodo ad alto contenuto di nichel, che riduce la quantità di cobalto, un materiale raro e costoso, necessario nella batteria. Il cobalto è stato a lungo un materiale controverso a causa di problemi etici e della catena di approvvigionamento. Riducendo il suo utilizzo, Tesla non solo riduce i costi, ma si allinea anche alla sua missione di produrre prodotti energetici sostenibili. Inoltre, Tesla si sta concentrando sull'uso del silicio nell'anodo, che ha una capacità molto maggiore di immagazzinare ioni di litio rispetto agli anodi in grafite tradizionali. Tuttavia, il silicio tende a espandersi e contrarsi durante la carica e la scarica, il che può portare a degradazione. La soluzione di Tesla prevede l'uso di un legante altamente elastico e un nuovo processo di rivestimento per stabilizzare il silicio, migliorando significativamente la densità energetica e la durata della batteria. Capitolo 3. Metriche di prestazione che ridefiniscono l'industria. Ora, approfondiamo le metriche di prestazione che Elon Musk afferma schiacceranno tutta la concorrenza. Ci si aspetta che la batteria 4680 offra diversi miglioramenti chiave rispetto alle tecnologie esistenti. Maggiore densità energetica. La cella 4680 fornisce fino a 5 volte la capacità energetica e 6 volte la potenza delle celle precedenti di Tesla. Questo si traduce in un aumento del 16% nell'autonomia complessiva dei veicoli Tesla, senza aumentare le dimensioni o il peso del pacco batterie. Velocità di carica. Più rapide. Grazie al suo design senza linguette e alla migliore gestione termica, la batteria 4680 può essere caricata molto più rapidamente rispetto alle batterie attuali. Musk ha accennato alla possibilità di ridurre i tempi di carica fino al 50%, rendendo la ricarica dei veicoli elettrici quasi veloce come un pieno di benzina. Maggiore durabilità e longevità. Il nuovo design della cella riduce lo stress e l'usura della batteria durante i cicli di carica e scarica, potenzialmente raddoppiando la sua durata. Questo non solo rende i veicoli Tesla più affidabili, ma aumenta anche il loro valore di rivendita, già tra i più alti nel mercato dei veicoli elettrici. Costi inferiori. Forse l'aspetto più innovativo della batteria 4680 è il suo costo. Tesla stima che le nuove celle di batteria ridurranno il costo per kilowattora, kilowatt, di oltre il 50%. Questo potrebbe abbassare significativamente il costo complessivo dei veicoli Tesla, rendendoli più competitivi rispetto alle auto a benzina e aprendo il mercato dei veicoli elettrici a un pubblico più ampio. Capitolo 4. L'impatto sulla gamma di prodotti di Tesla. Cosa significa la batteria 4680 per la gamma di prodotti attuali e futuri di Tesla? Diamo un'occhiata più da vicino. Model 3 e Model Y. Questi modelli sono i veicoli più popolari di Tesla e costituiscono la maggior parte delle vendite dell'azienda. La batteria 4680 dovrebbe essere integrata in questi modelli nel prossimo futuro, aumentando potenzialmente la loro autonomia e prestazioni mentre ne riduce il prezzo. Questo potrebbe portare a una domanda ancora maggiore per i best seller di Tesla, consolidando la loro posizione come leader di mercato nel segmento dei veicoli elettrici. Cybertruck, il tanto atteso. Tesla Cybertruck dovrebbe trarre enormi benefici dalla batteria 4680,
Data la sua dimensione e l'uso previsto, il Cybertruck richiede una batteria che possa offrire sia alta potenza che lunga autonomia. La maggiore densità energetica e l'efficienza termica della 486N80 lo rendono una scelta ideale, garantendo che il Cybertruck offra prestazioni senza pari nel mercato delle camionette elettriche. Semi e Roadster. Il Tesla. Semi e il Roadster, due dei prossimi veicoli ad alte prestazioni dell'azienda, utilizzeranno anch'essi le celle 486N80. Per il Semi, che richiede una grande quantità di energia per trasportare carichi pesanti su lunghe distanze, la nuova tecnologia di batteria è cruciale. Permetterà una maggiore autonomia, tempi di carica più rapidi e costi operativi più bassi. Analogamente, per il Roadster, la batteria 486N80 promette di offrire l'accelerazione estrema e la velocità massima che Tesla ha anticipato, posizionandolo come una delle auto di produzione più veloci al mondo. Model S e Model X. Sebbene ci si aspetti che la batteria 486N80 venga integrata nel Model S e nel Model X, in una fase successiva, potrebbe offrire miglioramenti significativi in termini di autonomia e prestazioni, assicurando che i modelli di punta di Tesla rimangano competitivi rispetto ai veicoli elettrici di lusso di altri produttori. Modelli futuri. Elon Musk ha accennato a un modello Tesla da $25,000 che potrebbe rivoluzionare il mercato automobilistico. Il costo ridotto della batteria 486 kWh è un fattore chiave per rendere questo EV economico una realtà. Con un prezzo più basso e prestazioni migliorate, questo modello futuro potrebbe portare i veicoli elettrici nel mainstream, rendendoli accessibili a un pubblico molto più ampio. Capitolo 5. Il salto qualitativo nella produzione. Il nuovo processo di produzione delle batterie di Tesla. Produrre la batteria 486N80 su larga scala non è impresa da poco. I processi tradizionali di fabbricazione delle batterie sono complessi, lenti e costosi. Per rivoluzionare veramente l'industria, Tesla doveva innovare non solo nel design della batteria, ma anche nella sua produzione. La soluzione di Tesla? Un approccio radicalmente nuovo alla fabbricazione delle batterie che incorpora integrazione verticale e automazione. Processo di elettrodi secchi per batterie, DBE. Una delle innovazioni chiave è il processo di elettrodi secchi per batterie, una tecnica che Tesla ha acquisito da Maxwell Technologies nel 2019. Gli elettrodi delle batterie tradizionali sono realizzati utilizzando un processo di pasta umida che implica solventi, asciugatura estensiva e passaggi di rivestimento. Questo processo non solo è lungo e costoso, ma richiede anche grandi quantità di spazio ed energia. Il processo di elettrodi secchi elimina l'uso di solventi e semplifica drasticamente il processo di produzione. Permette una linea di produzione più compatta, riduce il consumo energetico e riduce i costi fino al 20%. Il processo DBE è una vera e propria rivoluzione che consente a Tesla di scalare la produzione in modo più rapido ed efficiente che mai. Terafactory, scalare la produzione. Per soddisfare la domanda prevista della batteria 486N80, Tesla sta costruendo nuove strutture di produzione chiamate Terafactory. Queste strutture sono progettate per produrre batterie su una scala senza precedenti, misurata in terawattora invece di gigawattora. La prima Terafactory di Tesla ad Austin, Texas, è già in costruzione e punta a diventare il sito di produzione di batterie più grande al mondo. L'obiettivo di queste Terafactory è ottenere un cambiamento radicale nella capacità produttiva, permettendo a Tesla di produrre centinaia di milioni di celle di batteria all'anno. Questo non solo garantirà la catena di fornitura di Tesla, ma permetterà anche all'azienda di continuare a ridurre i costi e ad ampliare la sua quota di mercato. Integrazione verticale e automazione.
Tesla è famosa per la sua strategia di integrazione verticale, che implica portare internamente il maggior numero possibile di componenti della catena di fornitura. Questo approccio viene applicato anche alla produzione di batterie. Controllando ogni aspetto del processo produttivo, dalla fornitura di materie prime all'assemblaggio finale, Tesla può garantire una qualità superiore, costi inferiori e un'innovazione più rapida. L'automazione è anche una parte cruciale della strategia di produzione di Tesla. L'azienda ha investito pesantemente in robotica avanzata e intelligenza artificiale per ottimizzare il processo di produzione. Dalle linee di assemblaggio automatizzate agli algoritmi di apprendimento automatico, che ottimizzano l'efficienza della produzione, la tecnologia all'avanguardia di Tesla è progettata per mantenere il processo di produzione delle batterie 4680 fluido e su larga scala. Capitolo 7. L'impatto ambientale ed economico. L'introduzione della batteria 4680 ha implicazioni di vasta portata oltre alla gamma di prodotti di Tesla. Potrebbe avere un impatto profondo sull'ambiente e sull'economia. Sostenibilità. L'attenzione di Tesla sulla riduzione dell'uso del cobalto e sul miglioramento della densità energetica è in linea con i suoi obiettivi di sostenibilità più ampi. Minimizzando la dipendenza da materiali rari e problematici dal punto di vista etico, Tesla sta fissando un nuovo standard per la produzione di batterie responsabile dal punto di vista ambientale. La maggiore densità energetica della batteria 4680 significa anche che i veicoli elettrici possono ottenere una maggiore autonomia con meno risorse, riducendo ulteriormente la loro impronta ecologica. Riduzione dei costi. La significativa riduzione dei costi delle batterie potrebbe abbassare il costo totale dei veicoli elettrici, rendendoli più accessibili a un pubblico più ampio. Questo potrebbe spingere verso una diffusione massiva dei veicoli elettrici, contribuendo a una riduzione delle emissioni globali di gas serra e diminuendo la dipendenza dai combustibili fossili. Crescita economica. L'espansione delle capacità di produzione di batterie di Tesla e la costruzione di nuove terafactory creeranno migliaia di posti di lavoro e stimoleranno la crescita economica nelle regioni in cui saranno situate. Inoltre, il costo ridotto delle batterie potrebbe incoraggiare ulteriori investimenti in infrastrutture per veicoli elettrici e in settori correlati, come le energie rinnovabili e le reti di ricarica. Disruption del mercato. Stabilendo un nuovo benchmark per le prestazioni e il costo delle batterie, la batteria 4680 ha il potenziale per disturbare l'intera industria automobilistica. Altri produttori potrebbero essere costretti ad accelerare i propri sforzi nello sviluppo di batterie o a collaborare con fornitori di batterie per tenere il passo con i progressi di Tesla. Questa pressione competitiva potrebbe portare a una maggiore innovazione e a prodotti migliori per i consumatori. Capitolo 8. Sfide e sviluppi futuri. Sebbene la batteria 4680 rappresenti un grande passo avanti, non è priva di sfide. Scala di produzione. Aumentare la produzione per soddisfare la domanda globale è un'impresa complessa e costosa. Il successo di Tesla con la batteria 4680 dipenderà dalla sua capacità di aumentare la produzione in modo efficiente ed efficace. Eventuali ritardi o problemi nella produzione potrebbero influenzare il lancio di nuovi veicoli e la posizione dell'azienda nel mercato. Problemi della catena di fornitura. La disponibilità di materie prime, come litio, nickel e silicio, giocherà un ruolo cruciale nel successo della batteria 4680. Tesla dovrà garantire una catena di fornitura affidabile e affrontare eventuali colli di bottiglia per garantire un processo di produzione costante e sostenibile. Risposta competitiva. Man mano che Tesla stabilisce nuovi standard per la tecnologia delle batterie,
è probabile che i concorrenti intensifichino i loro sforzi per sviluppare le proprie batterie avanzate. Il panorama della tecnologia dei veicoli elettrici è in continua evoluzione e Tesla dovrà rimanere all'avanguardia per mantenere il suo vantaggio competitivo. Avanzamenti tecnologici. Il campo della tecnologia delle batterie sta avanzando rapidamente, con ricerche in corso su batterie a stato solido, batterie al litio-zolfo e altre soluzioni innovative. Sebbene la batteria 4680 rappresenti un passo significativo avanti, Tesla dovrà continuare a investire in ricerca e sviluppo per rimanere all'avanguardia in questo settore dinamico. Capitolo 9. La prospettiva del consumatore. Mostra l'intro del BT. Esperienza di guida migliorata. Per i proprietari di Tesla, i benefici della batteria 4680 saranno probabilmente immediatamente evidenti. Maggiore autonomia, ricarica più rapida e maggiore durata miglioreranno l'esperienza di guida complessiva, rendendo i veicoli elettrici più comodi e piacevoli da possedere. Accessibilità. La riduzione dei costi delle batterie potrebbe portare a prezzi più bassi per i veicoli Tesla, rendendoli più accessibili a un pubblico più ampio. Questo potrebbe democratizzare la proprietà dei veicoli elettrici e accelerare la transizione verso un trasporto sostenibile. Innovazioni. Future. La batteria 4680 è solo l'inizio. Man mano che Tesla continua a innovare e a spingere i confini della tecnologia, i consumatori possono aspettarsi ulteriori progressi nei veicoli elettrici, nello stoccaggio dell'energia e nelle soluzioni energetiche sostenibili. Capitolo 10. Conclusione. La strada da percorrere. La batteria Tesla 4680 è un'innovazione rivoluzionaria che ha il potenziale di rimodellare l'industria dei veicoli elettrici. Con le sue prestazioni migliorate, la riduzione dei costi e i benefici ambientali rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia delle batterie. Man mano che Tesla distribuisce questa nuova batteria in tutta la sua gamma di prodotti e scala la produzione, l'impatto sul mercato automobilistico e sul panorama energetico più ampio diventerà sempre più chiaro. Per ora, la batteria 4680 si erge come una testimonianza dell'impegno di Tesla verso l'innovazione e della sua spinta a guidare il cambiamento verso l'energia sostenibile. Guardando al futuro, una cosa è certa: la strada davanti sarà emozionante, piena di nuove sfide e opportunità. La batteria 4680 è solo un pezzo del puzzle, ma potrebbe essere la chiave per sbloccare una nuova era di trasporto elettrico.